E in tanti popoli del mondo, soprattutto nell'est Europa, la gente si saluta in questi giorni pasquali non con buongiorno, buonasera, no, Cristo è risorto, per affermare il grande saluto pasquale. Cristo è risorto. In queste parole, Cristo è risorto, di commossa esultanza culmina il trigo. Esse contengono non soltanto un annuncio di gioia e di speranza, ma anche un appello alla responsabilità e alla missione. E non finisce con la colomba, le uova, le feste, ma questo è bello, perché la festa di famiglia non finisce così. Incomincia lì col cammino alla missione, all'annuncio, Cristo è risorto. E questo annuncio a cui il Triduo conduce, preparandoci ad accoglierlo, è il centro della nostra fede e della nostra speranza. E il nocciolo è l'annuncio, è una parola difficile, ma che dice tutto, è il kerigma che continuamente evangelizza la Chiesa e che essa a sua volta è inviata a evangelizzare. San Paolo riassume l'evento pasquale in questa espressione: Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato come l'agnello, è stato immolato. Pertanto, continua, le cose